ragazze di Auschwitz, ragazze di Dachau. Avete visto il mio amore, avete visto il mio amore. Ci sono state in Italia, nell'Europa, tante piccole Shoah. Non furono i tedeschi ad arrestare gli ebrei, furono i fascisti italiani che naturalmente li portarono nei campi di concentramento in Polonia e in Germania. Qui ad Assisi è significativo perché appunto è la città che invece, no, animata da questo spirito francescano, riuscì attraverso l'opera del vescovo, attraverso l'opera dei francescani, delle suore, delle tante suore di tanti conventi, a nascondere centinaia e centinaia di questi ebrei. Dobbiamo abbracciarli nello spirito di San Francesco. Certo. Non sono profughi normali che cercano rifugio tra noi. Sono ebrei, madre. Capisco. In questo museo è ancora presente, nel Museo della Memoria di Assisi, questo torchio tipografico che serviva appunto per stampare carte d'identità false. Il torchio a cui fa riferimento il professor Tosti era quello di due tipografi di Assisi, Luigi e Trento Brizzi, padre e figlio, diventati abili falsari a rischio della vita per amore del prossimo, e i loro documenti ritoccati salvarono centinaia di ebrei. E quello che l'ha spinto mio padre, non lo so, forse lo spirito patriottico, perché lui discende da una famiglia di patriotti. Io per solidarietà con mio padre, anche essendo stato in guerra e essendo stato in contatto con i tedeschi, che non erano tanti buoni, e allora ho creduto opportuno di salvare questa gente. Giacomo Barrozzi. La tua carta d'identità. Luigi e Trento Brizzi, e con loro il vescovo di Assisi di allora, Monsignor Nicolini, Donaldo Brunacci e padre Ruffino Niccacci, appartengono alla schiera dei giusti tra le nazioni. Il riconoscimento attribuito da Israele a chi come loro aiutò tantissimi ebrei a sottrarsi alla persecuzione nazista, grazie anche alla collaborazione di suore e frati e di gran parte della città di San Francesco. Tante piccole storie di gente comune, eroi senza medaglia, testimoniate dai documenti, dalle fotografie e dagli oggetti raccolti nel Museo della Memoria, allestito nel 2011 nella Pinacoteca Comunale per non dimenticare gli orrori del nazismo e per ricordare chi coraggiosamente vi si oppose. Abbiamo visto in uno spiazzo nudo un numero marchiato sulla mano. E proprio qui si è svolto l'evento conclusivo delle giornate della memoria, dedicate quest'anno a Shoah, giustizia e diritti. La memoria della Shoah è una cosa fondamentale, non solamente per Israele, non solamente per il popolo ebraico, se no per tutto il mondo. È una lezione, è sumamente importante, la dobbiamo ricordare. E penso che si fa un bel lavoro in Europa, anche in Italia, però bisogna sempre continuare, rafforzare, sempre far di più. Penso che la chiave è sempre l'insegnamento e l'educazione. Bisogna cominciare a mettere l'enfasi sui ragazzi, gli studenti, e non lasciare le scuole. E la chiave sta lì. Ma nemmeno l'immane tragedia della Shoah è purtroppo bastata a vaccinare l'Europa e il mondo se, sia pure su scala ridotta nel numero ma non nell'orrore, genocidi e stragi di matrice etnica o ideologica continuano a perpetrarsi spesso proprio dietro l'angolo di casa. Era bello e dolce il mio amore, con i suoi capelli neri e ricci. A testimoniarlo qui ad Assisi, proprio nel giorno della memoria, un giovane scampato alla pulizia etnica attuata dalle milizie serbe in Bosnia e Erzegovina. Io provengo da Srebrenica
Avevo 10 anni quando è successo quel genocidio a Srebrenica e praticamente io devo raccontare questa verità perché alcuni miei coetanei non ci sono più, sono finiti nelle fosse comuni all'intorno della mia cittadina e quindi io sto portando avanti questa verità. La racconto sempre, ovunque vado, da Sarajevo fino a Roma, da Roma fino a Washington. Perché? Perché credo che l'Europa non ha imparato la lezione del passato, della storia. Perché dopo la Shoah l'Europa ha detto mai più la guerra, però dopo 50 anni abbiamo visto in Bosnia che praticamente è successo quello che non doveva succedere. Avete visto il mio amore, avete visto il mio amore.